Buon sabato a tutti, ben ritrovati ad un altro appuntamento con la parola del Signore. Questa mattina vorremmo affrontare insieme un testo che troviamo nel Vangelo secondo Giovanni, all'ultimo capitolo, però prima di farlo voglio chiederti di chinare il capo per una preghiera. Caro Padre che sei nell'alto dei cieli, ma che sei anche qui in mezzo a noi, Signore, voglio lodarti e ringraziarti per questa giornata di sabato, per la gioia che ci dai di essere qui alla tua presenza, anche nelle nostre case, per l'opportunità che abbiamo di condividere il tuo messaggio con quanti a noi cari. Ti chiedo, Signore, in questo momento particolare di aiutarci a concentrarci su di te e sulla tua parola. Ogni cosa, Signore, te la chiediamo, non per i nostri meriti, ma nel nome di Cristo Gesù, benedetto in eterno. Amen. Il brano che voglio leggere e commentare con voi questa mattina lo troviamo tratto nel capitolo 21 del Vangelo secondo Giovanni. Leggerò un pezzo del versetto 20 e il versetto 21. Ora Pietro, voltatosi, vide che li seguiva il discepolo che Gesù amava. Al vederlo Pietro disse a Gesù: Signore, e di costui che ne sarà? Gesù gli rispose: Se voglio che lui rimanga finché io venga, che te ne importa? Tu seguimi. Allora proviamo a fare un pochino di contesto, no? In che momento ci troviamo all'interno del racconto. Giovanni, che scrive questo Vangelo, colloca questo dialogo tra Simon Pietro e Gesù dopo la resurrezione e subito dopo aver avuto un intenso dialogo molto interessante che vi invito ad andare a leggere nel capitolo 21 di Giovanni, in cui in qualche modo fa riflettere Pietro sul suo ruolo, anche su quello che era stata forse la sua esperienza di aver rinnegato il Signore nei momenti prima della sua morte. In questo episodio Gesù invita Pietro a seguirlo e subito dopo aver invitato Pietro a seguirlo, vediamo che Pietro non risponde con un sì immediato, anzi non risponde proprio a quell'appello in quel momento, ma prima di rispondere si volta e vede che li seguiva il discepolo che Gesù amava. Troviamo all'interno del brano anche un'altra indicazione che ci spiega meglio di chi stiamo parlando, quello che durante la cena si era posato sul petto di Gesù e gli aveva chiesto: Signore, chi è colui che ti tradisce? Nei versetti successivi ci viene detto che questo discepolo che Gesù amava è l'autore del Vangelo, ovvero è l'Apostolo Giovanni. Anche qui vediamo che continua quell'attrito, quella diatriba, quel sano scambio di opinioni su chi fosse il maggiore, e vediamo che Pietro è interessato non soltanto al suo rapporto personale con il Signore, ma è interessato anche a capire che cosa faranno gli altri, che cosa farà Giovanni in questo caso. Ma anche è forse interessato a capire, visto che Giovanni era il più piccolo dei discepoli, forse con un senso di protezione, di cura nei suoi confronti, è interessato a capire che cosa ne sarà di lui dopo che Gesù tornerà in cielo e quindi in qualche modo li lascerà completamente da soli. Sì, c'era lo Spirito Santo, però era un concetto che forse ancora non avevano così chiaro e così compreso. Pietro quindi chiede a Gesù di lui che cosa ne sarà, perché aveva ricevuto un'informazione per quello che lo riguardava, che avrebbe comunque dovuto seguire e subire determinate situazioni per quello che riguarda la sua vita. Pietro è interessato non solo della sua di esperienza con il Signore, ma Pietro è interessato anche a quello dell'altro. Dicevo, questo in qualche modo a volte è qualcosa di bello, qualcosa di positivo, può essere
un senso di protezione, può essere un senso di cura nei confronti dei nostri fratelli, delle nostre sorelle, quello di preoccuparci non solo per noi, ma di preoccuparci anche per l'altro. Però Gesù smonta completamente questa situazione. Gesù chiede ad ognuno di noi di occuparci del nostro personale rapporto con Lui. Egli risponde in maniera un po' strana, un po' complicata, no? Tant'è che l'apostolo che scrive ci dice che addirittura era stato frainteso quello che Gesù ha detto. Gesù gli risponde dicendo: se voglio che lui rimanga finché io venga, che te ne importa? Tu seguimi. E nei versetti successivi viene detto che appunto si era sparsa, al versetto 23, si era sparsa la voce tra i fratelli, quindi tra i credenti di quel periodo, che quel discepolo non sarebbe morto. Tant'è che l'apostolo è costretto a specificare che Gesù non aveva detto a Pietro che egli non sarebbe morto, ma aveva detto: se io voglio che lui rimanga finché io venga, che te ne importa? Ovvero, pensa a te, pensa al tuo rapporto personale con il Signore, pensa a seguirlo tu, rimani concentrato sull'obiettivo. Sì, è vero, stiamo facendo questo percorso non da soli e il cristianesimo non può essere una religione solitaria, ce lo siamo detti in tante occasioni. Il cristianesimo nasce come religione di comunità, abbiamo bisogno l'uno dell'altro, abbiamo bisogno di lodare insieme il Signore, ma anche di condividere insieme le gioie e i pesi che la vita ci porta. Però alla fine della giostra il nostro rapporto con il Signore è personale. È come se stessimo correndo tutti quanti la stessa corsa, ma ognuno di noi ha la propria corsia. Ognuno di noi deve avere il suo obiettivo, che deve essere fisso, che deve essere Gesù. Se in questa corsa perdiamo troppo tempo a distrarci, a guardare che cosa sta facendo l'altro, corriamo il rischio di essere, di distogliere lo sguardo da quelle che sono le cose più importanti, di essere distratti da cose, meno importanti di quello, no? A me non deve interessare più di tanto, anche se gli voglio bene, anche se è mio fratello, anche se è mia sorella, anche se, casomai fino a questo momento ho avuto un senso di cura e di protezione nei suoi confronti perché è più piccolo. Però il mio rapporto deve essere personale con Gesù. Questo mi insegna anche a non dover fare a gara con l'altro. Cioè, non mi deve interessare sapere l'altro come mette a disposizione il suo tempo, i suoi talenti, la sua moneta, qual è il rapporto dell'altro con il Signore. Quello sarà qualcosa che riguarderà lui, lei. Io devo pensare a me. Io devo pensare al mio rapporto personale con lui. Io non sono a gara con te. Non è una gara tra me e te a chi fa meglio. Non è una sfida su chi è il discepolo preferito di Gesù. Il nostro rapporto è un rapporto personale ed è un rapporto privilegiato che ognuno di noi ha con il Signore. Ognuno di noi deve cercare in qualche modo di rispondere a questa sfida, a questo appello, a questo invito di seguire Gesù. E che cosa vuol dire seguire Gesù per me? Che cosa vuol dire Gesù per te? Probabilmente per ognuno di noi vuol dire qualcosa di leggermente diverso. Vuol dire lasciare casa per me. Vuol dire essere disposto ad un trasferimento ogni tot di tempo, a non avere delle relazioni stabili. Per me vuol dire non sapere che cosa sarà del mio domani, vuol dire non avere la possibilità di decidere
dove costruire tutta quanta la mia vita. Non è una cosa che per me è semplice. A me da un lato piacerebbe poter piantare radici. È una delle cose che forse mi manca di più. L'impossibilità di riuscire a creare dei legami che restino stabili, forse anche perché non sono bravissimo nelle relazioni a distanza. Non mi piace usare il telefono. Per me seguire Gesù vuol dire anche questo. Vuol dire a volte essermi trovato a scontrarmi anche con la mia famiglia, sia con la mia famiglia d'origine prima, per quello che sono alcune decisioni prese, ma anche adesso ritrovarmi a volte a mettere delle priorità diverse, a mettere al primo posto altro rispetto che alla mia famiglia, me ne rendo conto. Per me seguire Gesù vuol dire ritrovarmi a volte anche da solo. Non capito. Perché sì, siamo tutti quanti fratelli, però per il ruolo che ho all'interno della comunità, per il fatto che io sono il pastore, sembra quasi che io possa risolvere i problemi di tutti. Cosa che non è assolutamente vero e di questo da un lato mi dispiace, ma dall'altra ne sono contento perché di Salvatore ce n'è uno e non sono io. Ma dall'altra è come se a volte sento quella solitudine del ministero, quella solitudine del portare avanti un compito che il Signore ha dato a me. E che io ho accettato con gioia, non mi fraintendete. Però ci sono delle occasioni, ci sono dei momenti in cui la sento, quella solitudine. Per me seguire Gesù vuol dire anche quello. Per me seguire Gesù vuol dire essere disposto a testimoniare e a parlare di Lui. Per me vuol dire aver scelto di dedicare tutta quanta la mia vita a seguirlo, a fare quello che lui mi chiede e non lo so che cosa mi chiede, nel senso che non ho un dialogo personale, non mi parla, non l'ho sognato stanotte, non... a volte ci vado a tentativi per cercare di capire quella che è la sua volontà e cercare di capire che cosa mi sta chiedendo di fare. Vorrei avere a volte delle risposte un pochino più chiare, sicure, concrete. Mi piacerebbe avere le lucine che si accendono come il sommo sacerdote per sapere se questa è o non è la sua volontà. Però credo che seguire Gesù voglia dire aver chiaro un obiettivo. Voglia dire che io ho in testa di passare l'eternità con lui e con voi e con i miei cari e con quelli che si sono già addormentati nel suo nome. Per me seguire Gesù vuol dire essere disposto, laddove dovesse essere necessario, ad avere delle privazioni, a subire qualcosa. Non lo so se saremo chiamati a farlo, va bene? Però vuol dire che già adesso, in un momento di serenità, devo già iniziare a pensarci, perché se non ci penso adesso, almeno a livello teorico, non so come reagirò quando mi troverò in quella situazione. Poi non lo so come reagirò ugualmente, però almeno col pensiero mi ci sto abituando, ci sto pensando ogni tanto. Per me seguire Gesù non è soltanto una cosa negativa. Vi ho raccontato forse più le parti brutte che le parti belle, mi dispiace. Per me seguire Gesù vuol dire avere la certezza di avere qualcuno sempre accanto, di non essere mai solo nemmeno nei momenti difficili. Per me seguire Gesù vuol dire avere una promessa straordinaria, che lui sta per tornare, che lui ha un piano per la mia vita, ha un piano per l'umanità, vuole riportarmi a casa, vuole togliermi da questo contesto di dolore, di sofferenza, di ingiustizia, di morte,
di malattia in cui ci troviamo. Non lo so che cosa vuol dire seguire Gesù per te. E onestamente, non lo voglio neanche sapere. No, non mi fraintendere, non che non mi interessi, ma devo cercare di tenere lo sguardo fisso su di lui e di non distrarmi. Devo cercare di non fare come cercava di fare Simon Pietro, di non distogliere il mio sguardo da lui per cercare di capire tu che cosa ne farai del tuo rapporto con il Signore. Credo che tu abbia a disposizione tutti gli strumenti che ti servono. Hai il tuo rapporto personale con lui, o se non ce l'hai, hai la possibilità di averlo senza nessun altro intermediario. Una preghiera, anche se semplice, in cui chiedi al Signore che cosa fare della tua vita, lo puoi fare tranquillamente. Hai a disposizione la scrittura, la Bibbia, in cui anche la persona più umile, più semplice, senza una grande istruzione, leggendo alcuni brani del Vangelo, può trovare delle risposte chiare su che cosa voglia dire essere un discepolo di Gesù, essere un cristiano. Essere cristiano non vuol dire andare in chiesa per scaldare una panca o una sedia, essere cristiano a tempo, part-time, un paio d'ore alla settimana. Credo che tu, leggendo per conto tuo la parola di Dio, tu possa trovare degli spunti interessanti per trovare il tuo modo di essere un cristiano autentico, di essere un vero discepolo di Gesù. E poi sicuramente, stando insieme come comunità, anche come comunità virtuale, abbiamo la possibilità di farci forza l'uno con l'altro, di condividere i momenti belli, di condividere le preoccupazioni, le sofferenze, di pregare insieme uno per l'altro, di condividere un messaggio come stiamo facendo in questo momento. Abbiamo tante occasioni per rafforzare la nostra fede, ma senza distogliere l'obiettivo, senza preoccuparmi di che cosa sarà di te, senza preoccuparmi di come l'altro sta mettendo a frutto oppure no i doni, i talenti, il tempo, la moneta che il Signore gli ha dato. Questo a me non deve interessare. Io ho bisogno, e chiedo al Signore che mi possa aiutare di più, chiedo che il Signore mi aiuti ad arrendermi in questo, a farmi un pochino di più i fatti miei, perdonate l'espressione, ma non me ne viene in mente un'altra in questo momento, in cui io possa concentrarmi maggiormente sul mio rapporto personale con lui. E gli voglio chiedere, per me e anche per te, che lui ci aiuti a capire che cosa possiamo fare, che cosa può essere della nostra vita. Cosa voglia dire realmente oggi essere un suo discepolo, portare avanti la sua parola, essere autentico in attesa del suo ritorno quando lui tornerà molto presto per portarci a casa. Che il Signore continui a benedirti insieme ai tuoi cari in una nuova settimana in sua compagnia.